Grazie. Signor Ministro, io penso che al di là dell'attualità questa è l'occasione per fare una riflessione critica di come siamo arrivati qui, di come siamo arrivati a creare delle regole non fatte attraverso il consenso popolare, ma ignorando il consenso popolare e che oggi si traducono in misure contro il consenso e contro i popoli. Noi queste cose non le diciamo da adesso. In quest'Aula la Lega Nord è stata coerentemente contro l'ingresso dell'Italia nell'euro per motivazioni economiche. È stata coerentemente contro ed è stata l'unica forza politica che ha votato contro il fiscal compact. Oggi in quest'Aula sentiamo tanti accenni critici di chi ha contribuito in modo storicamente determinante a che queste regole venissero introdotte per tutti i paesi, per la Grecia come pure per l'Italia. Queste regole che significano semplicemente una cosa, il primato della finanza sulla politica, il primato delle banche sulla democrazia e il dibattito che oggi stiamo facendo di fronte a quello che succede in Grecia, in realtà si può semplicemente semplificare esattamente in questo. Il referendum invocato da Tsipras, un referendum che onestamente sarebbe stato molto meglio fare nel momento dell'ingresso, perché i referendum si fanno nel momento dell'ingresso, non di fronte all'incubo del default. Pone di fronte al popolo una scelta: che prezzo ha la libertà? Che prezzo ha la sovranità? Se qualcuno ha, diciamo così, la volontà di correre il rischio, oppure di fronte ai bancomat chiusi, alle banche chiuse, è disposto a cedere la propria sovranità e la propria libertà. Vede, Ministro Padoan, anche nella sua relazione, che ho apprezzato sotto profilo tecnico, però dietro cosa c'è? Lei ha detto abbiamo salvato il sistema bancario, in particolare il sistema bancario italiano. È vero. Ma quelle regole che noi abbiamo in qualche modo recepito, su cui noi abbiamo aderito, in che cosa si sono tradotte nell'economia reale? Nel razionamento del credito? Le banche si sono salvate, ma i piccoli imprenditori si sono suicidati. Questo è quello che non va bene. E diciamocelo anche onestamente, l'ha detto anche tra le righe il Presidente del Consiglio Renzi ieri nell'intervista, nella mega intervista sul Psicadelica, peraltro per altri versi, su Sole 24 Ore, laddove ha riconosciuto che il merito fondamentale della messa in sicurezza di questo Paese non è tanto di queste istituzioni democratiche e politiche, ma della nuova politica intelligente della Banca Centrale Europea. Per fortuna che oggi c'è Draghi, che è governatore della Banca Centrale Europea, e ci mette in sicurezza. Conta molto di più, riconosciamocelo, Draghi e le nuove politiche della Banca Centrale Europea rispetto a qualsiasi tipo di politica di manovra economica che può fare questo Paese. La risposta, in modo confuso e disordinato, dei popoli in tutta Europa qual è? Un po' dappertutto vincono forze politiche che, diciamo così, mutuando il concetto che marxiano, che la proprietà privata è un furto, adesso il debito diventa essere, diciamo, in qualche modo creditori, è una sorta di reato. Quindi i debiti si possono non pagare. È un concetto che vale sia in termini dell'economia pubblica anche che per quella dell'economia privata. È una deriva pericolosa. È una deriva pericolosa, però, una deriva a cui si è arrivati esattamente per il tipo di politica che in Europa si è voluta fare. E badate bene, che anche questo attribuire costantemente la responsabilità alla signora Merkel e ai tedeschi, che è un modo per, diciamo così, risolverla rapidamente, tanto i tedeschi sono i cattivi per definizione, la parte dei cattivi la fanno molto bene e la stanno facendo anche in queste ore. Ma il bilancio finale di quello che sta accadendo in Grecia oggi, quale sarà? Sarà che in un caso e non l'altro, del default e quindi con l'espulsione della Grecia dalla zona euro, piuttosto che la sua sottomissione in ginocchio, l'unico vero vincitore sarà la signora Angela Merkel e la Germania. E da questa crisi si uscirà con un'Europa più tedesca, non meno tedesca. Ci illudiamo tutti quanti che se da questa situazione di crisi viene fuori un'Europa più flessibile. No. Avrà veduto e riconosciuto la propria buona ragione, la propria impostazione, la propria filosofia di vita, esattamente la signora Merkel e i tedeschi. Filosofia di vita che semplicemente si sostanzia in quello da cui sono partito.
il primato dell'economia e della finanza sulla politica, ma è inevitabile nel momento in cui la scelta fondamentale, sin dall'inizio, è stata quella di escludere e limitare la possibilità del popolo di intervenire nelle scelte che lo riguardano.